Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Per TG Plus Venezia, Giancarlo Pivetta, allenatore della Laffert Sannonà. Giancarlo, benvenuto intanto. Sì, buongiorno a tutti, saluti. Allora Giancarlo, Laffert Sannonà che chiude a punteggio pieno, 5 punti meritatissimi contro il San Marco Venezia Mestre. Dacci il punto della tua stagione quest'anno. Beh, diciamo che la stagione siamo partiti diciamo perdendo la prima partita, però dopo sistematicamente ci siamo rimessi in carreggiata. Potevamo fare qualche risultato in più, ma gli infortuni, diversi infortuni e diverse defezioni ci hanno creato alcuni problemi. Comunque durante il percorso diciamo che quelle sconfitte, alcune sconfitte anche di pochi punti, servono per migliorare, per cercare di perfezionare. Adesso valuteremo tutti i nostri errori fatti durante il campionato e cercheremo di migliorare il prossimo anno. Giancarlo Sannonà che chiude al sesto posto in classifica, un po' ristretto come posizionamento, diciamo. Sì, credo che qualcosa in più meritavamo, però sono tutti sempre ai problemi che si sono creati durante il percorso che abbiamo fatto. Abbiamo perso diversi giocatori e quindi siamo stati rimaneggiati con la formazione. A cosa può puntare la Laffert per la prossima stagione? Beh, adesso vediamo, ci dobbiamo raccogliere un attimo, vedere un attimo dalla giovanile quanti ragazzi escono e cercare di programmare un futuro migliore. Perfetto Giancarlo, ti ringraziamo, in bocca al lupo e complimenti per il vostro campionato. Complimenti ai ragazzi. Coach Stevanato, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Gran bel sorriso, ce lo spieghi come mai? E finalmente una buona notizia, quest'anno siamo riusciti, grazie al lavoro di tutti e ai risultati delle altre squadre, a portare a casa l'obiettivo che ci eravamo prefissi. Oggi qua a Sannonà purtroppo non ci è riusciti a fare il punto di bonus che ci avrebbe permesso di restare nella categoria, ma grazie agli altri risultati siamo restati. Quest'anno è stato un lavoro duro, 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 ma grazie al lavoro di tutti i ragazzi, al lavoro del mio staff e tutto, siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. Già da oggi dovremo mettere in marcia un nuovo obiettivo per l'anno prossimo e incominciare a lavorare per mantenere la categoria. Eravate la maltricola all'ultimo secondo della Serie B, quindi vi siete trovati anche un po' a riorganizzare la squadra perché il livello di differenza c'era. Certo. Le più grosse difficoltà le hai avute sulla prima parte o la seconda parte di campionato? Allora, abbiamo fatto una prima parte dove abbiamo scoperto il campionato, passiamo il termine, e avevamo perso anche della gente importante, però per fortuna avevamo una buona Under 19. La seconda parte invece è stata dettata da molti infortuni, ma con il riciclo e l'avvento dei ragazzi delle giovanili siamo sempre riusciti a mettere dentro le squadre più performanti che potevamo avere. L'unico rammarico che ho in questa stagione è tutti i punti che abbiamo lasciato nelle varie sfide clou, perché con Brescia all'andata potevamo far meglio, la prima in campionato con Milano potevamo far meglio, siamo riusciti a mettere in difficoltà Villorbo una volta, quindi tanta tanta soddisfazione dal punto di vista personale della crescita dei miei ragazzi. Sono stato supportato da Nicola Simeon, per quanto mi riguarda un grande amico e soprattutto una persona che crede in quello che abbiamo fatto e che continuerà nel suo percorso da allenatore di formazione, quindi tutta acqua al nostro mulino, dai. Obiettivo raggiunto, gli ultimi 10 secondi, l'obiettivo per il prossimo campionato? Per quanto mi riguarda, mantenere la categoria e far meglio di quest'anno, perché comunque adesso, da adesso in poi, bisogna che tutti incominciamo a lavorare per l'anno prossimo. Bene, ancora in bocca al lupo, complimenti e ci vediamo il prossimo anno. Crepi, grazie ancora.